sempre con questa filastrocca e poi dico: mondo fa rima con noi, l'ultimo verso. Girano in tondo, perché se tu vuoi, il mondo fa rima con noi. Non è vero che il mondo fa rima con noi, non sempre. Il mondo farebbe rima con rotondo, giocondo, con fondo. Come facciamo allora a convincerlo a fare rima con noi? Adesso con voi salto un po' i passaggi con cui cerco di far capire ai bambini cosa vuol dire fare rima con noi e cosa vuol dire che il mondo non fa rima con noi. Come facciamo? Con i disegni, con le passeggiate, con le canzoni, con la danza, con la musica, con la pittura, con le poesie, abbiamo sempre provato. Gli racconto un aneddoto inventato. C'è un circolo sanguigno fra realtà e scrittura che molto sanno bene i biografi e gli autobiografi. Io scrivo ciò che mi è successo, così forse mi succede. A me è successo come? Mi sono successe molte autoprofezie, ve ne dico una. Sono livelli minimi di scrittura e arrivano fino alle singole vocali e consonanti. La M di Melevisione che mi sono inventato io cambiando la T in M. Allora la RAI aveva questa cosa che funzionava, che era la Melevisione, per 11 anni ha cercato di cambiare quella M in T. Una fatica a resistere, difendere le mura, il perimetro da questi attacchi. Alla fine ho detto: ciao Fantabosco, non ce la faccio più per difendere. Una M diventata T.